Non solo il Green Pass, anche una scelta consapevole ha spinto tanti giovanissimi abruzzesi alla vaccinazione anti-Covid. Il dottor Di Luzio, responsabile della campagna vaccinale della ASL di Pescara, ci spiega che sono sempre di più i ragazzi che danno il consenso. L'80% dei giovani dei 16 ai 20 anni ha avuto la prima dose, percentuali alte che di solito per le seconde dosi si riducono di un 10%, ma dipende dalle fasce di età. Questi sono i dati regionali degli immunizzati con la prima dose: 20-29 anni 70% circa, 30-39 70%, 40-49 73%, 50-59 82%, la fascia più numerosa, gli over 60 90%, 90-100 anni il 97% circa. Intanto al Palafiere di Via Tirino a Pescara si notano moltissimi giovanissimi con i minori accompagnati dai genitori. Chiediamo loro cosa li ha spinti a vaccinarsi, se il Green Pass o meno. Certo, c'è anche chi è stato convinto dal Green Pass, ma non pochi ci hanno detto che hanno fatto invece una scelta consapevole. Nella struttura vaccinale pescarese gestita da comune con protezione civile, naturalmente ASL e l'apporto della Croce Rossa e la Polizia Municipale, continua l'open day almeno fino a venerdì. Ci si può recare a vaccinarsi anche senza prenotazione. Prima o seconda dose? Seconda. Quanti anni hai? 21. Perché hai scelto di vaccinarti? Beh, credo che lo devono fare tutti, no? Quindi è obbligatorio. Insomma, situazione del genere. Diciamo che il vaccino serve, quindi seconda dose. Quanti anni hai? 24. Perché hai scelto di vaccinarti? Credo sia un dovere morale per salvaguardare la salute di tutti. Perché penso che bisogna vaccinarsi più che altro anche per viaggiare, per avere un via libera. Perché mi sento più sicura. Quanti anni hai, posso chiederti? 19. Ma ti vaccini per il Green Pass o ti vaccini perché sei convinta? Per tutte e due. Per tutte e due. Ai tuoi coetanei cosa vuoi dire? I miei coetanei di vaccinarsi anche loro perché serve, solo così ne potremmo uscire. 26. Vaccinata con convinzione? Sì, con convinzione. Con convinzione perché penso che sia un dovere nei confronti della comunità, semplicemente. Perché secondo me è una cosa che bisogna fare per prevenire questo Covid che c'è nel mondo. Anche alla luce del ritorno a scuola? Esatto, sì. Tu sei giovanissimo, quanti anni hai? Quasi 14. E sei qui per il vaccino? Sì. Perché ti hanno convinto i tuoi genitori o perché è stata una tua volontà quella di vaccinare? Allora, sinceramente era già una mia volontà, però anche quella dei genitori mi ha aiutato anche a scegliere. Siamo con una delle tante infermiere che lavorano di cuore, Elenia Pavone. Come sta andando? E soprattutto ci sono molti giovani che abbiamo visto si stanno vaccinando. La situazione sta andando molto bene, i giovani stanno rispondendo in gran numero alla vaccinazione. Siamo molto contenti di questo perché comunque vediamo un grandissimo consenso, soprattutto i ragazzi delle medie superiori e i genitori anche danno il consenso informato, quindi devo dire una grandissima risposta.